Eccoci qua, amici di Lestare Animazione, pronti per continuare la nostra super diretta di 48 ore di fila. Guardo il timer, siamo a 6 ore e mezza e devo dire che tutto va bene. Un grazie speciale ai nostri partner che sono stati già qui con noi e anche i ragazzi del nostro staff. E adesso chiaramente proseguiamo con gli ospiti. Vi ricordiamo che non ci fermeremo mai, tranne per qualche pausa promozionale o la pausa per un po' dormire, ma anche durante la notte sono previsti insomma degli ingressi con delle sorprese che chiaramente vedrete in futuro, ma adesso sono qui a presentarvi il nostro prossimo ospite, una ragazza del nostro staff. È entrata da poco con noi, cioè non da poco, però è stata un po' sfortunata, diciamo che non è entrata nel momento proprio adatto per cominciare a fare le feste. Stiamo parlando di fine settembre, quindi poi a ottobre ci siamo fermati, ma si è divertita con noi a lavorare nelle feste virtuali. Con buona probabilità l'avete incontrata ad una delle nostre feste, e qui con noi la nostra Gloria. Ciao Gloria! Ciao, ciao a tutti amici di Lestare Animazione, sono felicissima di essere qua oggi in diretta di 48 ore, qua con Johnny e tutti i miei colleghi. Eh sì, mia cara Gloria, stavo proprio raccontando questo, che sei stata sfortunata, nel senso che sei entrata a lavorare con Sì. noi quando fondamentalmente ci siamo fermati, quindi proprio giusto il tempo di cominciare, Ho però fatto poi qualche comunque. festa e poi ci siamo fermati, però fermati per modo di dire, perché ho fatto tantissime feste virtuali e adesso ricominceremo di nuovo a farne tantissime insieme. Sono contento ovviamente che sei rimasto con noi, anche perché sei una ragazza, diciamo, abbastanza giovane, quindi hai il piacere di fare questo lavoro e probabilmente per qualche anno potrai continuare a farlo se ne hai voglia sempre con noi, Sì. e questo per noi naturalmente è importante. Tra l'altro ne approfitto per fare un piccolo momento di promozione, ma anche per parlare dell'idea che hai condiviso con noi Ok. del laboratorio di Fonbits, nel senso la promozione che da questo momento, e lo avete visto sicuramente sui nostri canali social, abbiamo aggiunto, oltre a nuove feste a tema, anche questo nuovo servizio, ovvero il laboratorio di Fonbits, che sono praticamente quelle catenine con tutte le perline, insomma, che si mettono nei Sì. Che si telefoni, ora anche. attaccano alla Si attaccano alla cover del telefono, possiamo fare insieme anche anelli, braccialetti, portaocchiali, possiamo fare veramente di tutto, quello che volete, ecco. È vero, e questo lo dobbiamo dire, è stato diciamo, un'idea che ci hai dato tu, nel senso perché quando hai detto, ma c'è sta cosa, io ho detto, sai, ne ho sentito parlare, boh, faccio qualche ricerca su internet e vediamo, non lo so, però poi praticamente la verità è stata questa, che ho fatto delle ricerche sul web e ho visto che obiettivamente stava spopolando, tutti i bambini lo volevano e devo dire che abbiamo già prenotato per la ripartenza anche alcune feste in cui abbiamo inserito il laboratorio Fonbits. Abbiamo fatto, vabbè, questo lo possiamo naturalmente dire, dei laboratori, e prima, diciamo, fino a questo momento che non si possono fare le feste, abbiamo fatto dei momenti di laboratorio e dei piccolissimi laboratori organizzati privati per le persone. Se non mi sbaglio, ci sei andata anche tu, e Sì. con abbiamo fatto i laboratori di Fonbits. Com'è stata per i bambini Sì, l'esperienza? ora tutti i bambini ne avranno uno, erano contentissimi perché ovviamente il bambino se lo personalizza come vuole, no? Quindi può mettere più perline di un colore, l'iniziale, lo può creare, cioè è unico, quindi ovviamente erano contentissimi, anche perché è una cosa che si ha da subito l'hanno messa nel cellulare, come collana, è piaciuto veramente tantissimo, anche i genitori, molti genitori mi hanno chiesto se potevano farla anche loro. E gliel'hai fatto fare? Alcuni Occhio a sì. quello che rispondi. Sto scherzando, ovviamente li potevi far fare. Alla fine eravamo lì per questo. Allora, prima di farti le altre domande e continuare con questa intervista, avrei fatto un momento in cui chiedevo dei commenti su di te, nel senso se ti hanno incontrato a delle feste, l'ho fatto già con gli altri, lo facciamo anche con te, se ti avevamo già incontrato ad alcuna festa, di dire la loro opinione. Arriva un commento senza che lo abbiamo chiesto, quindi anticipiamo questo momento. Eccolo qua.
Ciao Gloria, sei bravissima, dolce, affettuosa, disponibile e stupenda. L'abbiamo conosciuta in una festa virtuale per le mie figlie. Una bravissima animatrice, complimenti con il cuoricino. Un super grazie. Saluto a Salvatore e Letizia Fighiera. Ora io scommetto che tu, Gloria, ti ricorderai di loro, no? Ma certo, penso che sia stata... Vabbè, non possiamo no, sapere comunque... chi sono... Grazie mille, purtroppo non ricordo esattamente, magari il nome dei bambini potrebbe rinfrescarmi la memoria, però veramente grazie di cuore per tutti questi bellissimi complimenti. Allora facciamo così, o ci scrivete i nomi dei bambini o se volete, ne avete voglia, ne avete la possibilità, possiamo farvi entrare live in diretta per fare un saluto. Quindi se volete fare questa cosa, contattateci su WhatsApp e mandate un messaggio al nostro WhatsApp, metto qui il numero, ma se vi abbiamo fatto una festa con buona probabilità già lo avete, mandate un messaggio su WhatsApp, io vi mando un link e basta che ci cliccate, vi ritrovate connessi con noi. Quindi se avete voglia di fare un saluto, potete farlo sia voi, i vostri figli, insomma ve lo facciamo fare così in diretta, naturalmente ci fa piacere. E andiamo avanti, quindi lo facciamo adesso, se avete conosciuto la nostra Gloria in qualche festa, scriveteci un commento, mettete qualche like, qualche cuoricino a questa diretta, insomma, per farcelo sapere. Nel frattempo, Gloria, ti faccio qualche domanda così, perché questa diretta è fondamentalmente... pensata per conoscerci meglio, sia con noi animatori che con tutti i nostri partner, e diciamo per conoscere anche il motivo, no, per cui stiamo facendo questo lavoro, conoscerci meglio, avere un'occasione per scambiare delle chiacchiere con i nostri clienti che di solito non abbiamo, perché magari andiamo lì a lavorare e non abbiamo il tempo di conoscerci meglio. Ti chiedo questo, da dove ti è venuta l'idea di voler lavorare nelle feste per bambini, no? Perché tu ci hai contattato, insomma, abbiamo aperto i colloqui, sì. Tu hai avuto voglia di partecipare. Vi ho stalkerato per un po' prima di scegliervi, perché comunque i bambini quindi mi sono questa sempre è una piaciuti. Confessione in diretta, diciamo. Sì, vi ho stalkerati per un po' prima di pensare, aspettate, ma ora faccio un colloquio con le stare animazione, sì, vi ho stalkerati un po', però alla fine sono contenta perché fare l'animatore vuol dire divertirsi, cioè fare divertire divertendosi, sempre tutti quanti insieme, quindi è molto bello stare a contatto con i bambini, in generale con tutte le persone che si divertono grazie a te, quindi questo. Vabbè, no, stavo pensando al fatto di essere stalkerizzato, però vabbè, ci sono abituato, tranquillo, sto scherzando. Vabbè, è normale, no? E chiaramente anche tutti i nostri clienti, ma anche le persone che decidono di collaborare con noi, ci sta che tu prima di mandare un curriculum, chiaramente vedi un attimo quell'azienda, cosa fa, di cosa si occupa, insomma, e anche come si propone, no? Chiaramente sul mercato. Certo. E alla fine devo dire che è andata bene, quindi tutto sommato questa operazione di stalking. E avevi già fatto animazione oppure no? No, ho iniziato con voi, però grazie al maestro Mario, professore, presidente, come sei stato tu per lui, ho imparato molto in pochissimo tempo e niente, ora sono sul pezzo. Sempre sul pezzo. L'unica cosa è che lui è vicepresidente, solamente questo, però vabbè. Ci tenevo solamente a specificare questa cosa. Tra l'altro, manie che qui accanto di protagonismo, a me, manie di protagonismo di Johnny, sempre no, comunque. No, solamente così, magari se uno si confonde, non si sa mai, allora diciamo meglio dirlo, ecco. Va bene, allora Gloria, e invece per quanto riguarda i bambini, già ti piacevano, cioè tu volevi fare animazione in generale, tipo, che ne so, lì di villaggi, oppure ti piaceva proprio l'idea di fare intanto l'animazione proprio per i bambini? Sì, proprio l'animazione per i bambini, anche perché per chi non lo sapesse io studio psicologia all'università, quindi sono proprio proiettata verso l'ambito infantile, comunque dei bambini mi piacciono molto.
Ok, e come ti trovi quando fai le feste con noi? Insomma, c'è qualcosa che ti piace in particolare nel farli divertire? Qualcosa che in particolare, Allora, anche due cose, una che ti piace e una che dici, vabbè, è bello, sì, sono predisposto dei bambini, ma questa cosa proprio no, non, è una cosa che non mi piace. Si può dire così, sinceramente, anche che non ti piace dei genitori, possiamo, magari dei genitori no, perché loro ci pagano per le feste, no, no, i genitori no, solo dei bambini, vai. Allora, alle feste io mi diverto tantissimo, ovviamente quando sono feste a tema, in particolare le feste a tema TikTok, perché io sono ancora un po' una bambina, ovviamente ho TikTok, per chi non lo sapesse sono famosa, andatemi a seguire, Dai, e quindi niente, mi come diverto ti chiami su TikTok? tantissimo. Gloria Floridia. Ah, Molto ok. semplice. E niente, quindi mi diverto tantissimo anche perché ormai i bambini sono precisissimi da questa piattaforma, sono ovviamente più bravi di me, la nuova generazione super pronta, e quindi niente, mi diverto tantissimo. Qualcosa che non mi piace, allora, a me, come potuto capire, piacciono molto questi giochi femminili, il Fonvinzera, il TikTok, quindi una cosa che non sopporto sono le pistole Nerf. Le odio tutto il mio cuore. Sono sparare, poi mi colpiscono in testa, Come in testa. però alla fine. Eh sì, perché poi alla fine il gioco non diventa più colpisco la lattina, ma colpisco Gloria. Però sto cercando di abituarmi. Vabbè, però in testa fa punteggio, voglio dire, almeno hanno una buona Sì, mira, tutto sommato. certo. E tra l'altro, questo nel frattempo ne approfittiamo per un piccolo momento di promozione. È una, diciamo, un'attività che abbiamo lanciato nell'estate 2020, la Nerf Zone, in cui portiamo dei fucili Nerf e un mobile con le lattine tutte brandizzate. E la sfida fondamentalmente è a far cadere il maggior numero di lattine. E poi qualche bambino si diverte a colpire anche gli animatori, ma in fondo sono proiettili di gomma piuma, non fanno nulla, Di ecco. gomma bioma. Né una No, novità che diciamo non. potete sì, una novità che potete vedere, diciamo, nei video promozionali che ci sono nelle pause tra le interviste e gli altri, è nella festa fluo abbiamo inserito la Nerf Zone fluorescente, ovvero abbiamo le lattine brandizzate fluorescenti e i proiettili dei Nerf fluo. Porteremo anche chiaramente la lampada, quella la UV, in maniera tale che sarà un'esperienza fantastica. Ancora non abbiamo fatto nemmeno una festa con la Nerf Zone fluo, però se stai guardando questo video, contattaci perché ti piace l'idea, vogliamo farla e magari le prime volte la mettiamo pure in omaggio. Tra l'altro, un attimo preciso, mi sono scordato di dire anche nella ripartenza, per tutti i nostri clienti, se avete voglia di usufruire dello sconto della ripartenza, vi consiglio di cliccare nel link che trovate qui sopra se ci guardate su Facebook o qui sotto se ci guardate su YouTube, perché offriamo uno sconto del 10% sulla versione Basic e del 20% sulla versione Premium. Basta cliccare nel link, compilare il modulo, mettete i vostri dati, la vostra email e in automatico vi arriverà questo sconto che potrete sfruttare per fino a luglio 2020, 2021, scusatemi, quindi per tutta l'estate potete prenotare una festa. Ma oltre al premio, che quindi questo è uno sconto che è il regalo per tutti quanti, quindi sono illimitati fino a domani, fino a quando finisce la diretta, potete cliccare e ricevere lo sconto. Oltre a questo, abbiamo anche dei premi da darvi. E visto che ci sono un po' di persone collegate, tu non li vedi da qui, da lì non li vedi, Gloria, io li vedo, c'è un po' di gente collegata, arrivano anche altri commenti. Direi che è arrivato il momento di fare un gioco a quiz per regalarvi un premio. Nel frattempo faccio un saluto speciale a Marcella D'Amico. Ciao ragazzi, in bocca al lupo per la ripartenza. Ciao Marcella, un saluto speciale. Ciao! E lei c'ha all'inizio, quando abbiamo aperto l'agenzia, si faceva la party planner e ci ha sostenuto tanto, ci ha aiutato, ci ha fatto fare un sacco di feste e lei sa, ci siamo sentiti e tutte queste belle cose. Adesso, diciamo, in questo momento fa altro e quindi mi fa piacere salutarla e ringraziarla chiaramente per il sostegno che ci ha dato. Va bene, amici, cosa potete vincere? Cosa potete vincere? Lo sapete? No, che ve lo devo dire io, non so niente.
Vediamo, ditemi se, dimmi se si vede, Gloria, si dovrebbe vedere e sentire. Lo vedi? Vedo la... Ok, sì, il Good Natural Food. Ok, sì, uno dei nostri sponsor, Good Natural Food, si trova al Corso Italia, precisamente poco più avanti dell'Università di Economia, è un bar-ristorante, diciamo, che fa solo cose naturali, infatti si chiama Good Natural Food, insalate, spremute, succhi di frutta, hanno pure la granita artigianale, insomma... buonissima, oltre al fatto che è il nostro sponsor, ma io ci vado spesso a mangiare e sono veramente cose eccezionali e super super naturali e salutari, quindi per i vostri figli o anche per voi stessi avete la possibilità di vincere un'insalatona mista, quindi andate là, è una sorta di, non so come spiegarlo, vai là e ci sono tanti tipi di insalate e tu puoi crearla con tutto quello che vuoi, dal cetriolo all'insalata di tutti i tipi, il pomodoro, che ne so, le cipolle e tutto quello che ti piace. Per vincere questa, questa insalata gratuita, come bisogna fare? Basta rispondere per primi nei commenti alla domanda che ci farà la nostra Gloria. Ti sei preparata una domanda, Gloria? Ebbene sì, Johnny, l'ho preparata, è difficilissima questa domanda. Ok, allora, facciamo così. Ricordiamo che da questo momento, appena finirà la domanda, vince chi di voi risponde per prima nei commenti, sia su Facebook che su YouTube, quindi in base alle piattaforme dove ci state guardando. Per avere una possibilità in più di vincere, prima di fare la domanda, vi consigliamo di condividere questa diretta, perché l'algoritmo di Facebook farà spuntare il vostro commento per prima, quindi basta cliccare sul tasto condividi, così chiaramente possiamo arrivare anche ad altre persone e far sapere della nostra ripartenza, quindi fatelo sia per voi chiaramente per avere la possibilità di vincere, ma fatelo anche per noi per avere la possibilità di arrivare al maggior numero di persone. Ok, arrivano le prime condivisioni, Gloria, vai con la domanda. Ok, allora, chi di voi sa come si chiama la figlia nuova, l'ultima figlia di Chiara Ferragni? Attenzione, domandone difficilissimo! Difficilissimo. Non si parla d'altro. Sanno, Gloria, può essere che qualcuno dice, boh, ma che è? Io che ne so, boh, che ne so, ma qualcuno lo saprà. Ad esempio, qui accanto a me c'è Mario, dice, io chi ne sa, c'è chi figlia, nostra figlia. Sono testuali parole. Ora, non volevo dirlo in siciliano, però ha detto questo. Chi figlia, nostra figlia. Non si parla d'altro. Allora, attenzione, ci vuole qualche secondo della differita tra quando facciamo la domanda a quando arrivano i commenti. Eccola qua. Prima a rispondere... Cetti Pannolenzi, Vittoria, è giusto? È giusto, si chiama proprio Vittoria. Miei cari amici, abbiamo Cetti Pannolenzi, prima vincitrice, aveva risposto anche Salvatore Letizia Fichera, però l'ho scacciato per sbaglio, ma era nei commenti che erano sotto. E anche Marcella D'Amico aveva risposto, tantissime altre risposte, però la prima che è arrivata è stata da Cetti Pannolenzi. Quindi Cetti, complimenti! Per te, mia cara Cetti, il regalo, un'insalata da Good Natural Food. Come fare a vincere questa insalata? Semplicissimo, devi mandare un messaggio al nostro WhatsApp 393 17 32 437 con lo screen di questa diretta e noi ti manderemo fondamentalmente un coupon che dovrai presentare lì in negozio e potrai ricevere in omaggio questa insalata. Quindi mia cara Cetti, aspetto il messaggio su WhatsApp, perché se no non posso farti vincere in nessun modo il premio. Ok, la rimettiamo qui, dove sei Cetti Costanzo, aspetta che arrivano altri commenti. No, Cetti Pannolenzi, scusami. Cetti, aspetto il tuo messaggio su WhatsApp, se no non posso farti vincere in nessun modo il premio. Ok, quindi mia cara Cetti, ti rimetto qua il numero e noi continuiamo l'intervista. Aspetta un attimo. Ok. Allora, Gloria, abbiamo ancora qualche minuto per stare assieme. Ti ricordi, abbiamo fatto, sì, anzi, forse tra le prime feste che hai fatto, l'hai fatta insieme a me.
Sì, una TikTok experience, come Una TikTok experience, sì, è dimenticarla? stata una di quelle Ancora non lo feste in cui, sapevo. sì, mi ricordo bene, non dovevo assolutamente farla io, per ovvi motivi non le faccio quasi mai, ma ai tempi ci fu un problema logistico, che sono qui con Mario perché sto facendo la diretta da casa sua perché manca la corrente a casa mia, va bene, a parte questo, l'abbiamo detto già prima, però mi sta ospitando. E Mario ai tempi ebbe un momento di un qui pro quo, diciamola così, e non poteva andare a fare la festa. Allora, io, diciamo, da buon presidente, ho detto che faccio, ovviamente me la vado a fare io. Vabbè, sono con quella ragazza, Gloria, ora dovrò fare tutte cose io. Che mannaggia, di qua e là. Invece devo dire che comunque è andata bene, no? Perché già col fatto di TikTok, pure che era una delle prime feste, però era una festa TikTok, su certe cose magari eri anche più brava di me. No, è vero, perché io non è che l'ho usato fondamentalmente per impararlo per fare la festa a tema, ma non lo uso quotidianamente. E devo dire che è stata una bella festa, ecco, erano pochi bambini e stiamo parlando del, quando era? Settembre 2020, sì, praticamente. Erano pochi Settembre. bambini, però sì, si sono divertiti da Il morire. 19 settembre, me lo ricordo. Pure la data, pazzesco. Me lo ricordo benissimo, ma Johnny dovete sapere che è negato a fare TikTok. Lui ogni tanto ci prova a ballare, però non ce la fa. Meno male, per fortuna c'ero io quella sera ad È vero, animare no, la no, è festa. vero, perché sono scoordinato, questa diciamo è una mia caratteristica, ecco, l'essere scoordinato, sono nato già proprio scoordinato, anche quando ero piccolo già ero scoordinato, camminavo e inciampavo, insomma tutte queste belle cose, e quindi proprio i balletti di TikTok, infatti la mia idea era questa, dico vabbè, se io non li so fare, sta ragazza che è nuova, capace, non li sa fare, le bambine se hanno chiesto la festa a tema TikTok, voglio dire, li sapranno fare. E invece poi ovviamente quella ci è servita anche come esperienza, ci vuole sempre qualcuno che magari già sa farlo bene, così poi da poterlo spiegare a tutti gli invitati. Per Tu, forza, Gloria, per quanti forza. TikTok fai in un giorno, mediamente? Al giorno, mediamente, una decina. Come una decina? Sì, io pensavo, no, ma quella al giorno, a settimana, cioè 10 proprio. Ho Si capito, quindi scherza, si io. scherza. Per Ma ora, però, veramente? ancora non. No, sto scherzando. Sto scherzando. No, non li faccio, ma li guardo molto, studio le nuove tendenze così da riproporle alle feste, ai bambini. Ci sono sempre le canzoni del momento, i trend del momento, e quindi dobbiamo tenerci sempre al passo. È vero, no, ma è importante questo, nel senso, lo facciamo anche per noi, lo sai, lo sanno anche tutti i nostri clienti, e lo sai però tu, insomma, tutti i ragazzi del nostro staff, anche per me è importante confrontarmi sempre con chi magari fa delle cose che io non faccio, no? Che sei magari nel tuo caso specifico più a contatto in quel mondo, in un altro caso specifico, in un'altra realtà, in un altro mondo, però l'unione chiaramente di tutte queste idee poi fa la differenza, che insomma è quello che ci contraddistingue in un certo senso, e anche quello che dopo la grande stalkerizzazione ti ha fatto decidere di mandare il curriculum. Però dimmi una cosa, hai stalkerato anche altre agenzie? Dimmi la verità. E chiaramente se devo fare un confronto, Chi erano? Diciamolo, diciamolo. No, 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 non mi scherziamo, non lo ricordo, non mi diciamo. ricordo. Non lo diciamo, però vabbè, no, non c'è bisogno di dirlo, ma siamo i migliori, quindi Non c'è competizione, non c'è non c'è competizione. competizione. Perché no, in realtà è questo quello che dico Perché sempre anche a tante persone. chiaramente io guardavo le recensioni, l'idea delle persone, non l'agenzia in sé, l'idea delle persone che comunque i clienti che ricevono la festa ed erano nettamente superiori le recensioni di Lestari. Lo so, e comunque vabbè, perché anche una cosa che diciamo anche ai nostri clienti, alcune persone che mi chiamano per delle cose particolari, delle feste particolari, noi siamo in quello che facciamo, siamo i migliori, ma non siamo i migliori ovviamente in assoluto, perché se a me chiama un cliente e mi chiede la scenografia X con delle cose tipo tutte scenografiche, tutte queste belle cose qua, non è che io gli dico sì, te lo faccio e lo faccio male, dico no, guarda, noi questo non lo facciamo.
anzi gli consiglio pure magari altre agenzie o altre aziende che sono più specializzate in quel tipo di intrattenimento. La differenza nostra ovviamente è che in quello in cui ci siamo specializzati lo facciamo nel migliore dei modi e al 100%. Quindi hai fatto bene a sceglierci, mia cara Gloria. Va bene, allora siamo arrivati alla fine di questa intervista. Questa mezz'ora è volata, aspetta, vediamo se... Aspetta, perché forse qualcuno vuole collegarsi. No. Ok, volevo mettere qualcuno in diretta, però non ci arriviamo. Allora, facciamo così, Gloria, adesso ci salutiamo, cosa facciamo? Come ti chiami su TikTok? Se ti vogliono seguire ti facciamo qualche follow così, visto che qualche persona tutto sommato ci segue. Gloria Floriglia, tutto piccolo attaccato, semplicissimo. Come sei messa a follow su TikTok, bene o male? No, benino, sui 300. Ah, sui 300, dai, tutto sommato. Si potrebbe fare di meglio, però va bene lo stesso. Sì. Va bene, Gloria. Grazie per essere stata qui con noi e ovviamente speriamo di vederti presto alle nostre feste, no? Alle feste dal vivo. Quello è il nostro obiettivo. Grazie a voi, speriamo di vederci presto. Grazie per questo pomeriggio insieme. Ciao a tutti. Ciao. Ok, mi è partita chiaramente la promozione per sbaglio. Ringraziamo la nostra Gloria per essere stata qui con noi. Siamo esattamente a 7 ore di diretta, ne mancano ancora un bel po', però fino adesso devo dire che tutto va bene. Quindi, miei cari amici, vi lascio con un po' di promozione. Il prossimo ospite, vediamo chi c'è, così lo possiamo anche annunciare in anteprima, Anna Smartina, una nostra carissima partner, quindi ci vediamo alle ore 17 in punto con il nostro prossimo ospite. Ciao!